Kratos aveva attraversato il deserto delle anime erranti, superato le mortali trappole del Tempio di Pandora ed era riuscito a fuggire dall'Ade. Gli rimaneva dunque un'ultima missione. Zeus! Riesci a vedere di cosa è capace tuo figlio ora? Tu prediligi sempre Atena, ma la sua città giace in rovina davanti a me! E ora possiedo anche il vaso di Pandora! Vuoi che lo usi proprio contro l'Olimpo? Kratos, ritornato persino dal mondo dei morti. Non riesci a fare di meglio, padre? Invii un mortale esausto a sconfiggere me, il dio della guerra! Dopo migliaia di anni, il vaso di Pandora fu finalmente aperto. Il potere degli dei fu liberato. Sei ancora soltanto un mortale, debole in ogni sua parte, come il giorno in cui mi implorasti di salvarti la vita. Non sono lo stesso uomo che aiutasti quel giorno. Il mostro che hai creato è tornato per ucciderti. Tu non sai nemmeno cosa sia un vero mostro, Kratos. Preparati ad abbracciare la morte. Preparati a raggiungere la tua famiglia, Spartano. Quello che sai fare.
insegnato molti modi di uccidere un mortale, Kratos. Carne che arde, ossa che si spezzano. Ma per distruggere davvero un uomo, devi annullare il suo spirito. Riconosci questo posto spartano? È il luogo del tuo più grande fallimento. Forse c'è un modo di cambiare ciò che hai compiuto in passato. Gli incubi che avevano perseguitato Kratos negli ultimi 10 anni avevano ora preso forma e sostanza. Il suo passato era davanti a lui. Kratos! Che succede? Dove siamo? Per gli dèi! È tutto reale! Papà! Ares! Non c'è niente che tu possa fare per fermarmi! Salverò la mia famiglia! A casa. Hai visto, dio della guerra? Le hai portate via! Ma non ci riuscirai di nuovo! Non puoi salvarti, Kratos. Hai rinunciato a loro per ottenere poteri illimitati. C'è un prezzo da pagare per avere qualsiasi cosa. Non questo, però. Non volevo che loro morissero. Nessun prezzo è troppo alto per quello che ti ho offerto. E tu? Hai rifiutato l'offerta di un dio! Ora non avrai più nessun potere. Nessuna magia! Tutto quello che ti resta è la morte! No! No! Non di nuovo! Avresti dovuto unirti a me, Kratos! Avresti dovuto essere più forte! Per gli dèi! La battaglia non era conclusa. Gli dèi sembravano avere un ultimo regalo per Kratos. Ho ancora alleati nell'Olimpo, Ares. Ora assaggerai la mia tremenda forza.
Kratos. Fui io a salvarti quando ne avevi davvero bisogno. Non l'ho dimenticato, Ares. Ricordo bene come mi salvasti. Quella notte cercai di farti diventare un grande guerriero. Ci sei riuscito. Kratos aveva raggiunto l'impossibile. Un mortale aveva sconfitto un dio. Ares non esisteva più. La città era stata salvata e sarebbe fiorita di nuovo. Non si poteva dire però lo stesso di Kratos, poiché mentre cercava di ricostruire la sua anima con l'aiuto degli dèi, gli fu rivelata la verità. Atena, liberami dai ricordi che ancora mi perseguitano. Hai agito bene, Kratos. Piangiamo la morte di nostro fratello, ma gli dèi sono in debito con te. Ti avevamo promesso di perdonare i tuoi peccati, e così sia. Ma non abbiamo mai promesso di liberarti dai tuoi incubi. Nessun uomo, nessun dio potrà mai dimenticare i terribili atti che hai compiuto. Alla fine, conscio del fatto che le visioni del suo passato non l'avrebbero abbandonato, Kratos raggiunse le scogliere che si affacciavano sul mare Egeo. Gli dèi dell'Olimpo mi hanno abbandonato. Ora non c'è più speranza. E Kratos si lanciò dalla montagna più alta di tutta la Grecia. Dopo 10 anni di sofferenze, 10 anni di interminabili incubi, tutto sarebbe terminato. La morte l'avrebbe salvato dalla follia. Il destino di Kratos però era diverso. Gli dèi avevano altri piani. Sospeso nell'aria come una piuma, Kratos fu sottratto alle acque del mare e si ritrovò sulla terraferma. Non morirai oggi, Kratos. Gli dèi non possono permettere a chi li ha serviti così bene di morire di propria mano. I metodi di Ares erano spietati. Bisognava porre fine alle sue distruzioni. Ma ora c'è un trono vuoto nell'Olimpo. Ed è necessario un nuovo dio della guerra. Segui queste scale, Kratos. Ti condurranno alla tua somma ricompensa.